Dal centro delle conferenze di Salt Lake City, Utah, vi trasmettiamo la sessione della domenica mattina della 194 Conferenza Generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da The Tabernacle Choir Temple Square. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico da Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dallin H. primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione. E strade, vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica mattina della 194 Conferenza Generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il Presidente Russell M. Nelson, che sta guardando la conferenza da casa, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Estendiamo il nostro benvenuto e una benedizione su tutti coloro che in tutto il mondo ci seguono per radio, alla televisione, su internet o via satellite. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e dei funzionari generali che sono qui questa mattina. La musica per questa sessione sarà offerta da The Tabernacle Choir Temple Square, diretto da Mack Wilberg e accompagnato all'organo da Andrew Answorth e da Richard Elliott. Riconosciamo con gratitudine la presenza delle persone venute dal di fuori degli Stati Uniti, che cantano insieme al coro durante la conferenza. Risiedono in Argentina, Bolivia, Cile, Repubblica Democratica del Congo, Ecuador, Francia, Germania, Paraguay, Peru, Spagna, Corea del Sud e Svezia. Grazie della vostra partecipazione. Il coro ha aperto questa sessione cantando È Cristo il nostro Re e ora ci farà ascoltare On this Day of Joy and Gladness. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Jonathan S. Schmidt dei 70. Signore Padre Celeste, in questo giorno di gioia e di felicità ci riuniamo in tutto il mondo per adorarti. Ti siamo grati per il tuo piano di misericordia e per l'amore che deriva dalle alleanze che facciamo con te. Ti siamo grati per il tuo Figlio Gesù Cristo, per la sua vita, per l'espiazione, per la risurrezione che ci porta gioia e speranza. Ti ringraziamo per il nostro profeta. Rassalem Nelson, ti siamo grati per i profeti eh, viventi oggi e che ci guidano e ti preghiamo una, per una benedizione per coloro che ci parleranno oggi. Ti preghiamo affinché il tuo spirito possa essere fra di noi, che possa istruirci affinché possiamo andare poi a fare del bene agli altri e invitare tutti a venire a Cristo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora il coro canterà Io so che vive il Redentore. Al termine dell'inno avremo il piacere di ascoltare il presidente Jeffrey R Holland, presidente facente funzione del quorum dei 12 apostoli il quale sarà seguito dalla sorella Tracy Y. Browning, seconda consigliera della presidenza generale della primaria. Ascolteremo poi l'anziano Brooke P. Hales dei 70 e il vescovo L. Todd Budge del vescovato presidente. È il giorno del Signore e ci siamo riuniti per parlare di Cristo e di Lui crocifisso. So che vive Redentor. Pensate a questa scena dell'ultima settimana della vita terrena di Gesù: si era radunata una folla, tra cui c'erano soldati romani armati di bastoni e cinti con spade guidata da esponenti dei capi sacerdoti con le torce in mano, questa solerte compagnia non era partita per conquistare una città. Quella sera stavano cercando un solo uomo, un uomo che non era noto per aver posseduto armi per aver ricevuto un addestramento militare o per aver in ingaggiato combattimenti fisici in un qualsiasi momento in tutta la sua vita. Mentre i soldati si avvicinavano, Gesù, nel tentativo di proteggere i suoi discepoli, si fece avanti e disse, chi cercate? Gli risposero, Gesù il Nazareno. Gesù replicò, sono io. Come ebbe detto loro, sono io, indietreggiarono e caddero in terra. Per me questo è uno dei passi più toccanti di tutte le scritture. Tra le altre cose mi dice chiaramente che il solo fatto di essere alla presenza del Figlio di Dio, il grande Geova dell'Antico Testamento e il buon Pastore del Nuovo, che non porta armi di alcun tipo, il solo fatto di sentire la sua voce, di questo rifugio dalla tempesta, di questo principe della pace e sommo sacerdote dei futuri beni, è sufficiente a far inciampare gli antagonisti nella ritirata a farli cadere scomposti uno sull'altro e a far rimpiangere a tutto il gruppo di non essere stato assegnato a preparare il rancio quella sera. Solo pochi giorni prima, quando aveva fatto il suo ingresso trionfale, tutta la città fu commossa, dice il versetto. E ci si chiedeva chi è costui? Posso solo immaginare che chi è costui sia la domanda che quei soldati disorientati si stavano ponendo in quel momento. La risposta a tale quesito non poteva trovarsi nel suo aspetto, perché Isaia aveva profetizzato circa sette secoli prima che non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto da farcelo desiderare. Di certo non si trovava nel suo guardaroba curato o nelle sue grandi ricchezze personali, cose di cui non disponeva. Non poteva derivare da una formazione professionale nelle sinagoghe locali, perché non abbiamo prove che egli avesse mai studiato in alcuna di esse, anche se già in gioventù riusciva a confondere scribi e avvocati superbamente preparati. Stupendoli con la sua dottrina come avendo autorità. Dai giorni in cui insegnava nel Tempio al suo ingresso trionfale a Gerusalemme fino a questo ingiustificabile arresto finale, Gesù fu regolarmente messo in situazioni difficili, spesso infide, dalle quali uscì sempre vittorioso. Vittorie per le quali non abbiamo altra spiegazione se non un DNA divino. Eppure nel corso della storia molti hanno semplificato, addirittura banalizzato, l'immagine che abbiamo di lui e di colui del quale fu testimone hanno ridotto la sua rettitudine a mera cautela, la sua giustizia a mera rabbia, la sua misericordia a mero permissivismo. Dobbiamo guardarci da tali versioni semplicistiche di lui che ignorano a proprio piacere gli insegnamenti che riteniamo scomodi. Down. Questa banalizzazione viene applicata persino alla sua qualità suprema, che lo definisce il suo amore. Durante la sua missione terrena, Gesù ha insegnato che ci sono due grandi comandamenti che sono stati insegnati e questa conferenza saranno insegnati per sempre. «Ama il Signore Dio tuo e ama il tuo prossimo come te stesso». Se vogliamo seguire fedelmente il Salvatore in queste due regole essenziali e indissolubilmente legate, dobbiamo attenerci fermamente a ciò che Egli ha effettivamente detto. E quello che ha effettivamente detto è, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Quella stessa sera ha detto che avremmo dovuto amarci gli uni gli altri come io ho amato voi. In questi versetti le frasi qualificanti che definiscono l'amore vero, l'amore cristiano, a cui a volte ci si riferisce come carità, sono assolutamente essenziali. Che cosa definiscono? Come ha amato Gesù? In primo luogo, egli ha amato con tutto il suo cuore, facoltà, mente e forza, cosa che gli ha dato la capacità di guarire il dolore più profondo e di dichiarare la realtà più pura. In breve, egli è colui che poteva amministrare la grazia e contemporaneamente ribadire la verità. Come disse lei nel benedire il figlio Giacobbe, la redenzione viene nel Santo Messia tramite Lui, poiché Egli è pieno di grazie e di verità. E il suo amore lascia spazio a un abbraccio incoraggiante quando è necessario e a una coppa amara quando va bevuta. Quindi cerchiamo di amare con tutto il cuore, facoltà, mente e forza, perché è così che Egli ama noi. La seconda caratteristica della carità divina di Gesù era la sua obbedienza a ogni parola uscita dalla bocca di Dio, allineando sempre la sua volontà e il suo comportamento. A quelli del Padre celeste. Quando arrivò su questo emisfero, dopo la sua risurrezione, Cristo disse nei fiti: ecco, io sono Gesù Cristo, ho bevuto da quella coppa amara che il Padre mi ha dato, e in questo ho accettato la volontà del Padre fin dal principio. Tra le miriade di modi in cui avrebbe potuto farlo, Gesù si presentò dichiarando la sua obbedienza alla volontà del Padre, incurante del fatto che non molto tempo prima, nel momento di massimo bisogno, questo Figlio unigenito di Dio si era sentito totalmente abbandonato da Suo Padre. La carità di Cristo, evidente nella fedeltà totale alla volontà divina, è persistita e continua a persistere, non solo nei giorni facili e agevoli, ma soprattutto in quelli più bui e difficili. Le Scritture dicono che Gesù era un uomo di dolore. Che conobbe la tristezza, la stanchezza, la delusione e la solitudine lancinante. In questa e in ogni altra epoca, l'amore di Gesù non viene meno, come non viene meno quello di Suo Padre. Con un tale amore maturo, il tipo che è d'esempio, che dà potere e condivide neanche il nostro amore verrà meno. Quindi se a volte più vi impegnate più le cose sembrano complicarsi, se proprio mentre cercate di superare i vostri limiti e le vostre carenze incontrate qualcuno o qualcosa deciso a sfidare la vostra fede, se mentre lavorate con dedizione, vi sentite comunque assaliti da attimi di paura? Ricordate che è stato lo stesso per alcune persone meravigliosamente fedeli in ogni epoca. Also remember... Ricordate anche che nell'universo c'è una forza determinata a opporsi a ogni cosa buona che cercate di fare. Così, nell'abbondanza come nella povertà, nell'acclamazione privata come nella critica pubblica, negli elementi divini della restaurazione come nelle debolezze umane, che inevitabilmente ne faranno parte, manteniamo la rotta con la vera Chiesa di Cristo. Perché? Perché come il nostro Redentore ci siamo iscritti all'intero corso, che non termina con il breve test introduttivo, ma restiamo fino all'esame finale. La gioia in tutto questo sta nel fatto che il, il Preside ha dato a tutti noi accesso alle risposte prima dell'inizio del corso. Inoltre abbiamo una serie di tutor che ci ricordano le risposte a intervalli regolari lungo il percorso. Ma ovviamente niente di tutto questo può produrre buoni risultati se così continuiamo ad assentarci. Chi cercate? Con tutto il cuore rispondiamo Gesù il Nazareno. Quando Egli dice... Sono io. Le nostre ginocchia si piegano e la nostra lingua confessa che Egli è il Cristo vivente, che Lui solo ha espiato i nostri peccati, che ci stava portando in braccio anche quando pensavamo che ci avesse abbandonato. Quando ci troveremo davanti a Lui e vedremo le ferite nelle sue mani e nei suoi piedi e nel suo costato, cominceremo a capire cosa ha significato per Lui portare i nostri peccati ed essere familiare con il patire per essere completamente obbedienti al padre tutto per puro amore nei nostri confronti e introdurre altri alla fede, al pentimento, al battesimo per immersione per mano di chi ha l'autorità di Dio per celebrarlo, ricevere il dono dello Spirito Santo come parte della nostra confermazione nella Chiesa e reclamare le nostre sacre benedizioni nella casa del Signore. Questi sono i primi principi e le prime ordinanze fondamentali che in definitiva rivelano il nostro amore per Dio e per il prossimo e caratterizzano gioiosamente la vera Chiesa di Cristo. Fratelli e sorelle, attesto che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è il veicolo che Dio ha previsto per la nostra esaltazione. Il Vangelo che insegna è vero e il sacerdozio che lo legittima non è un derivato attesto che Russell M. Nelson è un profeta del nostro Dio come lo sono stati i suoi predecessori e come lo saranno i suoi successori e un giorno tale guida profetica porterà una generazione a vedere il nostro messaggero di salvezza che discende come il lampo da levante e noi esclameremo Gesù il Nazareno, con le braccia perennemente aperte e con amore sincero, egli risponderà, sono io. Lo prometto con il potere apostolico e l'autorità del, del suo santo nome. Sì, nel nome di Gesù Cristo. Amen. I know this may come as a Vi sorprenderà, ma sono abbastanza vecchia da ricordare quando a scuola ci insegnavano che c'erano nove pianeti nel nostro Sistema Solare. Uno di questi, Plutone, fu chiamato così dall'undicenne Venetia Burney di Oxford, Inghilterra, dopo essere stato scoperto nel 1930. Fino al 1992 si riteneva che Plutone fosse l'oggetto più distante del Sistema Solare. All'epoca nelle aule e fiere sulla scienza era facile trovare modelli per bambini, ognuno dei quali illustrava la posizione di Plutone sul confine conosciuto. Molti scienziati ritenevano che oltre quel limite il sistema solare esterno fosse costituito da spazio vuoto. Rimaneva un interrogativo sull'origine di un particolare tipo di cometa che gli astronomi monitoravano periodicamente. Quell'interrogativo è rimasto per decenni, prima della scoperta di un'altra regione lontana del sistema solare. Con le conoscenze limitate, gli scienziati hanno raggiunto importanti progressi tecnologici che hanno permesso ulteriori studi ed esplorazioni. Questa scoperta ha riconfigurato il nostro spazio planetario, ricollocando Plutone in quella nuova regione dello spazio e rendendo il nostro un sistema solare composto da otto pianeti. Un planetologo e capo ricercatore della missione spaziale New Horizons, incaricata di esplorare Plutone, ha commentato così l'esperienza. Pensavamo di conoscere la geografia del nostro sistema solare, non era così. Pensavamo di conoscere la quantità dei pianeti del nostro sistema solare e ci sbagliavamo. Ciò che mi colpisce di questo periodo della storia dell'esplorazione spaziale sono alcuni parallelismi e distinzioni chiave tra la ricerca metaforica di espandere gli orizzonti scientifici e il viaggio che noi come figli di Dio intraprendiamo per cercare risposte alle nostre domande spirituali, far fronte ai limiti della nostra comprensione spirituale e prepararci per la fase successiva di crescita personale e dove possiamo rivolgerci per ottenere aiuto. Porre domande e cercare significati è una parte naturale della nostra esperienza terrena. A volte non avere subito risposte complete può portarci ai limiti della nostra comprensione, limiti frustranti o opprimenti. È meraviglioso che il piano di felicità del Padre celeste sia pensato per aiutarci a progredire nonostante i nostri limiti e a realizzare ciò che non possiamo fare da soli, anche senza una conoscenza completa di tutte le cose. Il piano di Dio è misericordioso verso i limiti della nostra umanità, ci dà il nostro Salvatore Gesù Cristo quale buon pastore e ci ispira a usare il nostro arbitrio per scegliere Lui. L'anziano Uktorf ha insegnato che fare domande non è un segno di debolezza, quanto piuttosto il precursore della crescita. Parlando direttamente dell'impegno di chi cerca la verità, il presidente Nelson ha insegnato che dobbiamo avere un desiderio profondo e chiedere con cuore sincero e intento reale, avendo fede in Gesù Cristo. Poco oltre ha insegnato che con intento reale significa che si intende davvero seguire la guida divina ricevuta. L'impegno di crescere in saggezza può portarci ad analizzare le nostre domande più o meno complesse attraverso un'ottica di causa ed effetto, riconoscendo dei modelli per poi elaborare narrazioni che diano forma alla nostra comprensione e colmino lacune nella conoscenza. Nella nostra ricerca della conoscenza spirituale, questi processi mentali da soli possono essere incompleti quando cerchiamo di discernere ciò che riguarda il Padre Celeste e Gesù, il loro Vangelo la loro Chiesa e il loro piano per tutti noi. Il modo in cui Dio Padre e suo Figlio dispensano la loro saggezza privilegia l'invitare il potere dello Spirito Santo a farci da insegnante mentre mettiamo Cristo al centro della nostra vita e della nostra fedele ricerca delle loro risposte. Essi ci invitano a scoprire la verità studiando le sacre scritture e cercando la verità rivelata per i nostri giorni da profeti e apostoli moderni. Ci pregano di trascorrere regolarmente del tempo nella casa del Signore e di inginocchiarci in preghiera per avere accesso a informazioni dal cielo. La promessa di Gesù nel suo sermone sul monte è vera ai nostri giorni come lo era durante il suo ministero terreno. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Il nostro Salvatore assicura che il Padre vostro, che è nei cieli, dà cose buone a coloro che gliele domandano il metodo di insegnamento del Signore è linea su linea precetto su precetto potremmo scoprire che ci viene richiesto di aspettare sperando nell'eterno nello spazio tra la nostra linea di comprensione attuale e quella successiva che deve ancora esserci fornita, questo spazio sacro può essere un luogo in cui avviene la nostra preparazione spirituale più grande, il luogo in cui possiamo sopportare con pazienza la nostra ricerca e rinnovare la nostra forza per continuare continuare a mantenere le sacre promesse fatte a Dio attraverso le alleanze il nostro rapporto di alleanza con il Padre Celeste e Gesù indica che siamo cittadini nel Regno di Dio ove per risiedere è necessario allineare la nostra vita ai principi divini e crescere spiritualmente un principio chiave insegnato in tutto il libro di Mormon è che quando scelgono di dimostrare obbedienza e osservare le alleanze, i figli di Dio ricevono guida spirituale e direzione continue il Signore ci ha detto che attraverso l'obbedienza e la diligenza possiamo ottenere conoscenza e intelligenza. Le leggi e i comandamenti di Dio non sono un ostacolo nella vita, bensì una potente porta di accesso alla rivelazione personale e all'istruzione spirituale il presidente Nelson ha insegnato la verità per cui la rivelazione da Dio è sempre compatibile con la sua legge eterna e che non contraddice mai la sua dottrina la vostra obbedienza di buon grado nonostante non abbiate una conoscenza completa delle sue motivazioni vi pone in compagnia dei suoi profeti Mosè 5 ci parla di una particolare interazione tra Adamo e un angelo del Signore dopo che il Signore ebbe dato ad Adamo ed Eva i comandamenti che adorassero il Signore loro Dio e Vissero i primogeniti dei loro greggi come offerta al Signore, le scritture dicono che Adamo fu obbediente ai comandamenti del Signore. Proseguendo leggiamo che dopo molti giorni un angelo del Signore apparve ad Adamo dicendo, perché offri dei sacrifici al Signore? E Adamo gli disse, non so, salvo che il Signore me lo ha comandato. L'obbedienza di Adamo precedette la sua comprensione e lo preparò a ricevere la sacra conoscenza del fatto che era partecipe di un simbolo sacro dell'espiazione di Cristo. Similmente, la nostra obbedienza aprirà la strada al discernimento spirituale delle vie di Dio e del proposito divino che Egli ha per ciascuno di noi. Cercare di elevare la nostra obbedienza ci avvicina al Salvatore Gesù Cristo perché l'obbedienza alle sue leggi e ai suoi comandamenti rappresenta un effettivo avvicinamento a Lui. Inoltre, la lealtà alla conoscenza e alla saggezza che abbiamo già ereditato attraverso la nostra aderenza ai principi del Vangelo e alle sacre alleanze è una preparazione cruciale per essere pronti a ricevere le comunicazioni dello Spirito Santo e a esserne intendenti. Il Padre Celeste e Gesù sono la fonte di ogni verità e condividono la loro saggezza generosamente. Inoltre comprendere che non possediamo alcuna conoscenza personale indipendentemente da Dio può aiutarci a sapere a chi rivolgerci e dove riporre la nostra fiducia. Quella di Naaman, il condottiero dell'Antico Testamento che fu guarito dalla lebra dal profeta Eliseo, è una delle mie storie preferite. Illustra come la fede ferma di una piccola fanciulla ha cambiato la vita di un uomo e, per tutti i credenti, ha rivelato la portata della misericordia che Dio ha per chi ripone la sua fiducia in Lui e nel suo profeta. Anche se non ha nome, questa ragazza ha contribuito a far progredire progredire alla nostra comprensione. La fede di Naaman nella sua testimonianza lo ha ispirato a chiedere al profeta di essere guarito. La reazione di Naaman all'istruzione del profeta Eliseo di lavarsi nel fiume Giordano fu inizialmente scettica e indignata, ma l'invito a essere obbediente al suo consiglio aprì la strada alla sua guarigione e alla sua comprensione della realtà di Dio. Alcune delle nostre richieste spirituali hanno risposte comprensibili e che non ci creano disagio. Come Naman, potremmo scoprire che altri bisogni sono più impegnativi e possono creare sentimenti difficili. Oppure. Come avvenne con le prime deduzioni degli astronomi sul Sistema Solare, se nella nostra ricerca della verità spirituale ci affidiamo esclusivamente alla nostra comprensione limitata, possiamo giungere a interpretazioni meno accurate, con la possibile conseguenza dolorosa e non intenzionale di allontanarci dal sentiero dell'alleanza. Inoltre, alcune domande possono persistere fino a quando Dio, che ha ogni potere, ogni saggezza e ogni intelligenza, e che comprende ogni cosa, nella sua misericordia non ci illuminerà attraverso la nostra fede nel suo nome. Un ammonimento importante nel racconto di Naaman è che opporre resistenza all'obbedienza alle leggi e ai comandamenti di Dio può protrarre e ritardare la nostra crescita. Abbiamo la benedizione di avere Cristo come nostro grande guaritore. La nostra obbedienza alle leggi e ai comandamenti di Dio può aprire la strada al nostro Salvatore per darci la comprensione e la guarigione di cui sa che abbiamo bisogno, secondo il piano terapeutico che ci ha prescritto. L'anziano Scott ha insegnato che questa vita è un'esperienza di profonda fiducia, fiducia in Gesù Cristo, fiducia nei suoi insegnamenti, fiducia nella nostra capacità di obbedire ai suoi insegnamenti grazie alla guida dello Spirito Santo per avere la felicità ora e un'esistenza eterna che abbia scopo e felicità suprema. Avere fiducia vuol dire obbedire spontaneamente, senza conoscere la fine sin dal principio. Perché produca frutti, la vostra fiducia nel Signore deve essere più forte e più resistente della vostra fiducia nei vostri sentimenti ed esperienze. Esercitare la fede significa avere fiducia che il Signore sa quello che sta facendo con voi e che lo può fare per il vostro bene eterno anche se non riuscite a comprendere come possa farlo. Cari amici, attesto che la nostre, le nostre domande sul Vangelo possono offrire al Padre Celeste e a Gesù opportunità per aiutarci a crescere. Il mio impegno di cercare le risposte del Signore alle mie domande spirituali, passate e presenti, mi ha permesso di utilizzare lo spazio tra le linee della mia comprensione e di quella di Dio per esercitare l'obbedienza a Lui e la lealtà alla conoscenza spirituale che possiedo attualmente. Riporre la vostra nel Padre Celeste e nei suoi profeti, vi aiuterà a elevarvi spiritualmente e a spingervi innanzi verso l'orizzonte allargato di Dio. Il vostro punto di osservazione cambierà perché voi cambierete. Dio sa che più siete in alto, più potete vedere lontano. Il nostro Salvatore vi invita a fare questa scalata nel nome di Gesù Cristo. Amen. Per diversi anni mi era stata assegnata una sorella anziana del mio rione da visitare. Non aveva avuto una vita facile, soffriva di vari problemi di salute e aveva sofferto fisicamente tutta la vita a causa di un incidente al parco giochi quando era piccola. Divorziò all'età di 32 anni con quattro figli piccoli da crescere e mantenere e si risposò a 50 anni. Il suo secondo marito morì quando lei aveva 66 anni, questa sorella poi visse altri 26 anni da vedova. Nonostante tutte le prove della vita, rimase fedele alle sue alleanze fino alla fine. Aveva una grande passione per la genealogia, per il tempio e per la raccolta e trascrizione di storie familiari. Benché avesse affrontato molte prove difficili e senza dubbio a volte avesse provato tristezza e solitudine, aveva un aspetto solare e una personalità gentile e piacevole. Nove mesi dopo la sua morte, uno dei suoi figli ebbe un'esperienza meravigliosa nel Tempio. Scoprì, tramite il potere dello Spirito Santo, che sua madre aveva un messaggio per lui. Comunicò con lui, ma non in visione o con parole udibili. Il seguente messaggio inequivocabile venne alla mente del figlio da parte della madre. Voglio che tu sappia che la vita terrena funziona e voglio che tu sappia che ora capisco il motivo per cui ogni cosa nella mia vita è avvenuta in quel modo. E va bene così. Questo messaggio diventa ancora più significativo se si considerano la situazione e le difficoltà che questa sorella sopportò e superò. Fratelli e sorelle, la vita terrena funziona, è stata fatta per funzionare. Nonostante le prove, i dolori e le difficoltà che tutti noi affrontiamo, il nostro amorevole, saggio e perfetto Padre Celeste ha preparato il piano di felicità in modo tale che non siamo destinati a fallire. Il suo piano ci fornisce un modo per elevarci al di sopra dei nostri fallimenti terreni. Il Signore ha detto, questa è la mia opera e la mia gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Tuttavia, se vogliamo essere i beneficiari dell'opera e della gloria del Signore, persino dell'immortalità e della vita eterna, dobbiamo aspettarci di essere educati e istruiti e di essere sottoposti al fuoco del raffinatore, a volte fino al nostro limite estremo. Evitare completamente i problemi, le prove e le difficoltà di questo mondo sarebbe come eludere il processo assolutamente indispensabile affinché la vita terrena funzioni. Perciò non dovremmo essere sorpresi quando i momenti difficili si abbattono su di noi. Incontreremo situazioni che ci metteranno, ci metteranno alla prova e persone che ci permetteranno di esercitare la vera carità e pazienza. Ma dobbiamo sopportare le nostre difficoltà e ricordare, come ha detto il Signore, e chiunque depone la sua vita nella mia causa, per amore del mio nome, la ritroverà, sì, la vita eterna. Non abbiate dunque paura dei vostri nemici, o dei problemi, delle difficoltà, o delle prove de di questa vita, poiché ho decretato, dice il Signore, che vi metterò alla prova in ogni cosa, per vedere se resterete fedeli alla mia alleanza, per essere trovati degni. Quando ci sentiamo turbati o, ans o ansiosi per i nostri problemi, o ci sembra di ricevere più difficoltà del dovuto, Possiamo ricordare ciò che il Signore disse ai figlioli di Israele. Ricordati di tutto il cammino che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha fatto fare in questi quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i Suoi comandamenti. Come Lei insegnò a suo figlio Giacobbe, hai sofferto afflizioni e molto do dolore. Non di meno Dio consacrerà le tue afflizioni per il tuo profitto. Pertanto io so che tu sei redento per la rettitudine del, del tuo Redentore. Poiché questa vita è un banco di prova e il ciel si fa scuro e minaccia di portarvi alla pace dal cuore, è utile tenere a mente questo consiglio e questa promessa contenuti in Mosia 23 riguardo alle prove della vita. Non di meno, chiunque ripone la sua fiducia nel Signore sarà elevato all'ultimo giorno. Da giovane ho provato personalmente un grande dolore emotivo e la vergogna derivanti dalle azioni non rette di un'altra persona, che per molti anni hanno influenzato la mia autostima e il mio sentirmi degno di fronte al Signore. Tuttavia, rendo la mia te personale testimonianza che il Signore può rafforzarci e sostenerci in qualsiasi difficoltà che siamo chiamati ad affrontare durante il nostro soggiorno in questa valle di lacrime. Conosciamo bene l'esperienza di Paolo, perché, i, perché io non avessi ad insuperbire a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni che ho ricevuto, mi è stata messa una scheggia nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi e Dio non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su me. Non sappiamo quale fosse la scheggia nella carne di Paolo. Scelse di non descrivere se si trattava di un impedimento fisico, di un'infermità mentale o emotiva, o di una tentazione, ma non è necessario conoscere quei dettagli per sapere che ha sofferto e ha supplicato il Signore di aiutarlo e che alla fine sono stati la forza e il potere del Signore ad aiutarlo a farcela. Come per Paolo, è stato tramite l'aiuto del Signore che col tempo sono stato rafforzato emotivamente e spiritualmente e ho finalmente riconosciuto, dopo molti anni, di essere sempre stato una persona di, di valore e degna delle, delle benedizioni del Vangelo. Il Salvatore mi ha aiutato a superare i miei sentimenti di inadeguatezza e a estendere un perdono sincero all'offensore. Ho poi compreso che l'espiazione del Salvatore era un dono personale per me e che il mio Padre celeste e suo Figlio mi amano in modo perfetto. Grazie all'espiazione del Salvatore la vita terrena funziona. Sebbene alla fine sia stato benedetto nel riconoscere come il Salvatore mi sia venuto in soccorso e sia stato al mio fianco in quelle circostanze, capisco chiaramente che la situazione spiacevole vissuta durante l'adolescenza è stata il mio viaggio e la mia esperienza personale. La cui risoluzione e il cui esito finale non possono essere proiettati su coloro che hanno sofferto e continuano a soffrire a causa del comportamento non retto di altri. Riconosco che le esperienze della vita, belle e brutte, possono insegnarci lezioni importanti. Adesso so e rendo testimonianza che la vita terrena funziona. Spero che come risultato dell'insieme di tutte le esperienze della mia vita, belle e brutte, io abbia compassione per le vittime innocenti delle azioni di altri ed empatia per gli oppressi. Spero sinceramente che come risultato delle esperienze della mia vita, belle e brutte, io sia più gentile con gli altri, che tratti gli altri come farebbe il Salvatore, che abbia una maggiore comprensione per il peccatore e una perfetta integrità. Quando ci affidiamo alla grazia del Salvatore e teniamo fede alle nostre alleanze, possiamo essere un esempio degli effetti profondi dell'espiazione del Salvatore. Vi porto un ultimo esempio del fatto che la vita terrena funziona. Mia madre non ebbe un viaggio facile in questa vita terrena. Non ricevette riconoscimenti o onori terreni e non ebbe la possibilità di studiare dopo la, vita, la scuola superiore. Da bambina contrasse la poliomelite che le provocò per tutta la vita dolore e disagio alla gamba sinistra. Da adulta affrontò molte condizioni fisiche ed economiche difficili e impegnative, ma fu fedele alle sue alleanze e amò il Signore. Quando mia madre aveva 55 anni, la mia seconda sorella maggiore morì, lasciando senza madre mia nipote di otto mesi. Per vari motivi, mamma si ritrovò in gran parte a crescere mia nipote per i 17 anni successivi, spesso in circostanze davvero difficili. Tuttavia, nonostante queste esperienze, servì per molti anni con gioia e con piacere la sua vita. I vicini e i membri del Rione, e come lavorante alle ordinanze del Tempio. Negli ultimi anni della sua vita, mamma soffrì di una forma di demenza. Spesso era confusa e venne ricoverata in una casa di cura. Purtroppo era sola quando morì inaspettatamente. Diversi mesi dopo la sua morte, ebbi un sogno che non dimenticherò mai. Nel sogno ero seduto nel mio ufficio nell'edificio amministrativo della chiesa. Mamma entrò nell'ufficio. Sapevo che veniva dal mondo degli spiriti. Ricorderò per sempre i sentimenti provati. Non disse nulla, ma emanava una bellezza spirituale che non avevo mai visto prima e che ho difficoltà a descrivere. Il suo aspetto e il suo essere erano davvero meravigliosi. Ricordo di averle detto, riferendomi al suo potere spirituale e alla sua bellezza, Mamma, sei così bella. Mi fece. Un cenno, ancora una volta senza parlare. Sentì il suo amore per me e seppi allora che adesso è felice, guarita dalle preoccupazioni e dalle prove del mondo e che attende con impazienza una gloriosa risurrezione. So che per mamma la vita terrena ha funzionato e che funziona anche per noi. L'opera e la gloria di Dio sono far avverare l'immortalità e la vita et eterna dell'uomo. Le esperienze della vita terrena fanno parte del viaggio che ci permette di crescere e progredire verso quelle immortalità e vita eterna. Non siamo stati mandati qua per fallire, ma per avere successo nel piano di Dio per noi. Re Beniamino insegnò. E oltre a ciò desidererei che consideraste lo stato benedetto e felice di coloro che obbediscono ai comandamenti di Dio, poiché ecco, essi sono benedetti in tutte le cose, sia temporali che, spiritu che spirituali, e se si mantengono fedeli fino alla fine sono accolti in cielo, affinché possano in tal modo dimorare con Dio in uno stato di felicità senza fine. In altre parole, la vita terrena funziona. Attesto che quando riceviamo le ordinanze del Vangelo entriamo in alleanza con Dio. E poi teniamo fede a queste alleanze, ci pentiamo, serviamo gli altri e perseveriamo fino alla fine. Anche noi possiamo avere la certezza e completa fiducia nel Signore che la vita terrena funziona. Prendo testimonianza di Gesù Cristo e del fatto che il nostro futuro glorioso insieme al nostro Padre celeste è reso possibile dalla grazia e dall'espiazione del Salvatore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Diversi anni fa io e mia moglie abbiamo servito come dirigenti di missione a Tokyo, in Giappone. Durante una visita alla nostra missione da parte dell'allora anziano Russell M. Nelson, uno dei missionari gli chiese quale fosse il modo migliore di rispondere quando qualcuno dice che è troppo impegnato per ascoltare. Senza esitare troppo il presidente Nelson disse, gli chiederei se è troppo impegnato per pranzare, poi gli insegnerei che ha sia un corpo che uno spirito e che proprio come il corpo muore se non viene nutrito, lo stesso accade allo spirito se non viene nutrito dalla buona parola di Dio. È interessante notare che la parola giapponese per impegnato, isogashi, è un carattere formato da due simboli. Quello a sinistra significa cuore o spirito e quello a destra morte. Forse per indicare, come insegnò il presidente Nelson, che essere troppo impegnati per nutrire il nostro spirito ci può portare a morire spiritualmente. Il Signore sapeva che in questo mondo frenetico, pieno di distrazioni e in agitazione, trovare del tempo di qualità per Lui sarebbe stata una delle grandi sfide dei nostri giorni. Parlando tramite il profeta Isaia, Egli ha dato queste parole di consiglio e di avvertimento che possono essere applicate ai giorni di tumulto in cui viviamo. Nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia starà la vostra forza ma voi non l'avete voluto. Avete detto no, noi galopperemo sui nostri cavalli e per questo galopperete e cavalcheremo su veloci destrieri e per questo quelli che vi inseguiranno saranno veloci. In altre parole, anche se la nostra salvezza dipende dal tornare spesso a lui e dal riposare dalle preoccupazioni del mondo, noi non lo facciamo. E anche se la nostra fiducia viene da una forza che si sviluppa in momenti di calma, Stando seduti insieme al Signore in meditazione e riflessione, noi non lo facciamo. Perché no? Perché diciamo no, siamo impegnati con altre cose, galoppiamo sui nostri cavalli, per così dire. Di conseguenza ci allontaneremo sempre di più da Dio, insisteremo nell'andare sempre più veloci e più veloce andremo, più velocemente Satana ci inseguirà. Forse è per questo che il Presidente Nelson ci ha implorato ripetutamente di trovare il tempo per il Signore nella nostra vita, ogni singolo giorno. Ci ricorda che i momenti tranquilli sono momenti sacri, momenti che agevoleranno la rivelazione personale e instilleranno pace. Ma per udire la voce tranquilla del Signore ha suggerito, anche voi dovete stare tranquilli. Tuttavia stare tranquilli non vuol dire solo trovare il tempo per il Signore ma anche lasciare andare i nostri pensieri carichi di dubbi e timori e concentrare cuore e mente su di Lui. L'anziano Davide Ibadnar ha insegnato, l'ammonimento del Signore a stare tranquilli implica molto di più che semplicemente non parlare o non muoversi. Stare tranquilli, ha suggerito, può essere un modo per ricordare a tutti noi di concentrarci sul Salvatore senza remore. Stare tranquilli è un atto di fede e richiede impegno. In Lectures on Faith leggiamo che quando opera mediante la fede, un uomo opera mediante l'esercizio mentale. Il presidente Nelson ha dichiarato: La nostra determinazione deve essere saldamente ancorata al Salvatore e al suo Vangelo. Cercare di guardare a lui in ogni pensiero è mentalmente impegnativo. Quando lo facciamo, però, i nostri dubbi e le nostre paure svaniscono. Riguardo a questa necessità di concentrare la nostra mente, il presidente David o. McKay ha detto: "Credo che diamo troppa poca attenzione al valore della meditazione, che è un principio di devozione. La meditazione è una delle porte più sacre per entrare alla presenza del Signore." La parola giapponese "mui", che per me racchiude questo aspetto più pieno di fede e contemplativo, di cosa vuol dire stare tranquilli? È composta da due caratteri quello a sinistra significa niente o nulla, mentre quello a destra significa fare. Insieme significano non fare. Presa la lettera, la parola potrebbe essere interpretata erroneamente come non fare nulla, così come stare tranquilli potrebbe essere frainteso con non parlare o non muoversi. Tuttavia l'espressione stare tranquilli ha un significato più profondo. Per me, è un monito a rallentare e a vivere con una consapevolezza spirituale maggiore. Mentre servivo nella presidenza dell'area Asia Nord, insieme all'anziano Takashi Wada, scoprì che sua moglie, la sorella Naomi Wada, è un'esperta calligrafa giapponese. Chiesi alla sorella Wada se poteva scrivermi i caratteri giapponesi della parola Mui. Volevo appendere la scritta alla parete per ricordarmi di stare tranquillo e di concentrarmi sul Salvatore. Rimasi sorpreso nel vedere che non accettò subito questa richiesta apparentemente semplice. Il giorno dopo, sapendo che probabilmente avevo frainteso la sua esitazione, l'anziano Wada mi spiegò che scrivere quei caratteri avrebbe richiesto uno sforzo considerevole. Avrebbe dovuto riflettere e meditare sul concetto e sui caratteri, finché non ne avesse compreso il significato nel profondo della sua anima e non fosse riuscita a esprimere queste sensazioni del suo cuore con ogni tratto di pennello. Mi vergognai di averle chiesto con tanta leggerezza di fare una cosa così impegnativa. Gli chiesi di porgere le mie scuse per la mia ignoranza e di farle sapere che ritiravo la mia richiesta. Potete immaginare le mie sorprese e gratitudine quando, al momento di lasciare il Giappone, la sorella Wada spontaneamente mi regalò questa bellissima opera calligrafica con i caratteri giapponesi della parola Mui. Ora è appesa in bella vista alla parete del mio ufficio e mi ricorda di stare tranquillo e di cercare il Signore ogni giorno, con tutto il cuore, facoltà, mente e forza. Con questo gesto altruistico aveva colto il significato di Mui, o tranquillità, meglio di quanto potessero fare le parole. Invece di tracciare i caratteri senza attenzione e per dovere, si è dedicata alla calligrafia con pieno intento di cuore e con intento reale. Similmente, Dio desidera che dedichiamo il nostro tempo a Lui con lo stesso tipo di dedizione sincera. Quando lo facciamo, la nostra adorazione diventa un'espressione del nostro amore per Lui. Egli desidera che siamo in comunione con Lui. Una volta, dopo la mia preghiera di apertura a una riunione con la prima presidenza, il presidente Nelson si è girato verso di me e mi ha detto, mentre pregavi ho pensato a quanto Dio apprezzi quando togliamo del tempo ai nostri tanti impegni per rendergli omaggio. È stato un promemoria semplice ma potente di quanto debba essere importante per il Signore che ci fermiamo per essere in comunione con Lui. Per quanto desideri la nostra attenzione, Egli non ci costringerà a venire a Lui. Il Signore risorto ha detto ai Nefiti, quante volte ho voluto raccogliervi come una chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma non avete voluto. Dopodiché ha rivolto un invito pieno di speranza che vale anche per noi oggi. Quante volte vi raccoglierò come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, se vi pentirete e tornerete a me con pieno intento di cuore. Il Vangelo di Gesù Cristo ci offre delle opportunità di tornare spesso a Lui. Tra queste opportunità vi sono le preghiere quotidiane, lo studio delle scritture, l'ordinanza del sacramento, il giorno del Signore e il culto reso nel Tempio. Cosa succederebbe se togliessimo queste sacre opportunità dal nostro elenco di cose da fare e le mettessimo in quello delle cose non da fare? Ovvero se ci approcciassimo a esse con la stessa consapevolezza e concentrazione con cui la sorella Wada si approccia alla calligrafia. Potreste pensare, non ho tempo per questo. Spesso io mi sono sentito così, ma vorrei suggerire che ciò che potrebbe servire non è necessariamente più tempo, ma una maggiore consapevolezza e concentrazione verso Dio durante i momenti che già gli riserviamo. Per esempio, cosa succederebbe se quando preghiamo, preghiamo dedicassimo meno tempo a parlare e più tempo solo a stare con Dio? E nel momento in cui parliamo usassimo espressioni di gratitudine e di amore, più sincere e specifiche? Il Presidente Nelson ha consigliato di non limitarci a leggere le scritture, ma di gustarle. Cosa cambierebbe se ne leggessimo meno e le gustassimo di più? Cosa succederebbe se preparassimo meglio la nostra mente a prendere il sacramento e se durante questa sacra ordinanza meditassimo con gioia sulle benedizioni dell'espiazione di Gesù Cristo? E se la domenica, che in ebraico significa riposo, ci riposassimo dalle altre faccende e ci prendessimo il tempo di starcene tranquillamente con il Signore per offrirgli le nostre devozioni? E se quando rendiamo il culto nel Tempio facessimo uno sforzo più rispettoso per prestare attenzione? o se ci soffermassimo un po' di più a lungo nella sala celeste per riflettere in silenzio. Attesto che quando ci concentriamo meno sul fare e più sul rafforzare il nostro legame di alleanza con il Padre Celeste Gesù Cristo, ognuno di questi momenti sacri sarà arricchito e riceveremo la guida di cui abbiamo bisogno nella nostra vita. Anche noi, come Marta, nel resoconto di Luca, spesso ci affanniamo, ci preoccupiamo di molte cose. Tuttavia, se saremo in comunione con il Signore ogni giorno, Egli ci aiuterà a sapere cosa è più importante. Persino il Salvatore trovò il tempo, durante il suo ministero, per stare tranquillo. Le scritture sono piene di esempi in cui il Signore si ritirò in un luogo solitario, su una montagna, nel deserto, in un posto isolato, o si discostò alquanto per pregare il Padre. Se Gesù Cristo ha cercato momenti di calma per stare in comunione con Dio ed essere rafforzato da Lui, anche per noi sarebbe saggio fare lo stesso. Se concentreremo il nostro cuore e la nostra mente sul Padre Celeste e Gesù Cristo e ascolteremo la voce calma e sommessa dello Spirito Santo, avremo maggiore chiarezza su ciò che è più importante, svilupperemo una compassione più profonda e troveremo riposo e forza in Lui. Paradossalmente, aiutare Dio ad affrettare la sua opera di salvezza e di esaltazione può richiederci di rallentare. L'essere sempre in movimento Può aumentare il tumulto nella nostra vita e privarci della pace che cerchiamo. Attesto che se torneremo spesso al Signore con pieno intento di cuore, nella calma e nella fiducia, arriveremo a conoscerlo e sentiremo l'amore infinito e dell'alleanza che Egli ha per noi. Il Signore ha promesso: Avvicinatevi a me ed io mi avvicinerò a voi. Cercatemi diligentemente e mi troverete. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Attesto che questa promessa è vera, nel nome di Gesù Cristo. Amen. As directed, the congregation... Al cena del direttore, la congregazione si unirà al coro per cantare Guidaci, o oh grande Geova. Dopo l'inno, avremo il piacere di ascoltare l'anziano Gary E. Stevenson del Quorum dei 12 Apostoli, il quale sarà seguito dal fratello Bradley R. Wilcox, che serve come secondo consigliere della Presidenza Generale dei Giovani Uomini. Questa è la sessione della domenica mattina della 194 Conferenza Generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Miei cari fratelli e sorelle, la storia della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni in questa dispensazione risplende di esperienze divine che dimostrano come il Signore abbia guidato la sua Chiesa. C'è un decennio della nostra storia, tuttavia, che spicca in modo straordinario su tutti gli altri, il decennio che va dal 1820 al 1830 a partire dall'esperienza vissuta dal profeta Joseph Smith nel bosco sacro nella primavera del 1820, quando vide Dio Padre e Gesù Cristo, e continuando fino al mercoledì 6 aprile 1830. Quel decennio è diverso da qualsiasi altro. Pensate a questi eventi straordinari. Il giovane profeta conversò con l'angelo Moroni, tradusse le tavole d'oro e pubblicò il libro di Mormon. Fu tramite lui che i sacerdoti di Aronne e di Melchisedec furono restaurati e poi organizzò la Chiesa. Oliver Cowdery descrisse bene quell'epoca. Quelli furono giorni che non si possono dimenticare. Gli eventi miracolosi sono continuati fino ad oggi. Permettetemi l'ardire di suggerire che quest'anno abbiamo iniziato un decennio che potrebbe rivelarsi... Tanto epocale quanto qualsiasi altro da quel decennio fondativo e ineguagliato di, di due secoli fa. Lasciate che mi spieghi: tra il 2024 e il 2034 vivremo eventi fondamentali che si tradurranno in opportunità straordinarie di servire, di unirci ai membri e agli amici e di far conoscere la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a più persone che mai. Abbiamo appena assistito a un momento storico quando abbiamo festeggiato con decine di milioni di persone i cento anni di presidente, del presidente Russell M. Nelson. In occasione del compleanno del presidente Nelson, Newsweek ha scritto un titolo che recitava Il capo religioso più anziano del mondo compie cento anni. La rivista ha poi elencato i dieci capi religiosi più anziani del mondo, con il presidente Nelson in cima a una lista che comprendeva anche Papa Francesco e il Dalai Lama. Questa frase, tratta da un articolo del New York Times, rappresent rappresenta lo spirito di gran parte della copertura internazionale. In un ciclo di elezioni presidenziali che ha suscitato un esame di coscienza sull'invecchiamento e sulla leadership, la ragguardevole tappa raggiunta dal signor Nelson suggerisce che almeno nella sua Chiesa un compleanno a tre cifre non merita particolari angosce. Rimane una figura popolare tra i membri della Chiesa che vedono il loro Presidente non solo come un dirigente, ma come un profeta, veggente e rivelatore. Siamo davvero grati per il compleanno del Presidente Nelson che abbia dato l'opportunità di presentare a un pubblico globale un profeta di Dio, una celebrazione che non si può dimenticare. All'inizio di questa primavera è stato inaugurato uno spazio ristrutturato della piazza del Tempio, dove sono esposte bandiere internazionali che rappresentano i paesi in cui la Chiesa è riconosciuta. L'ingresso del piazzale è segnalato da un monumento in granito che riporta queste parole profetiche: avverrà negli ultimi giorni che il monte della Casa dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno ad esso. Di sicuro gli eventi monumentali che si verificheranno nei prossimi dieci anni costituiscono una manifestazione dell'adempimento di questa profezia di Isaia. Contemplate il numero straordinario di aperture al pubblico e dedicazioni di templi programmate per il prossimo decennio, un potenziale di 164 templi destinato ad aumentare. Immaginate decine di milioni di voi. E dei vostri amici che camminano dentro una casa del Signore. Il centro simbolico di questi eventi saranno la ridedicazione della casa del Signore e le attività ad esso associate. Saranno di sicuro giorni che non si potranno mai dimenticare. Il 2030 offrirà l'opportunità in tutto il mondo di commemorare il bicentenario dell'organizzazione della Chiesa. Anche se è troppo presto per dire come la Chiesa celebrerà questa pietra mili miliare, avremo sicuramente la possibilità di invitare familiari, amici, colleghi e ospiti illustri a venire a e vedere e a comprendere meglio il possente impatto che ha nella vita dei membri della Chiesa. Nel 2034, migliaia di dignitari, visitatori e atleti provenienti da tutto il mondo invaderanno le strade di Salt Lake City teatro dei giochi olimpici invernali. Non c'è forse dimostrazione più grande di unità mondiale di quella incarnata dai giochi olimpici. Gli occhi del mondo saranno puntati sulla Chiesa e sui suoi membri, offrendo una moltitudine di opportunità per fare volontariato, servire e condividere le, la buona novella attraverso azioni gentili, un evento che non si potrà dimenticare. Sicuramente queste occasioni prossime offriranno ai membri della Chiesa di tutto il mondo maggiori opportunità di condividere la buona novella del Vangelo di Gesù Cristo attraverso parole e azioni. Un decennio che non si potrà dimenticare. In una riunione tenutasi poche settimane prima del suo compleanno, il presidente Nelson ha detto il motivo per cui ha a cuore l'espressione buona novella. Di primo acchito ha sottolineato che la frase risuona di gioia e felicità, ma la buona novella è molto più di questo. Ha spiegato che questa frase deriva dalla parola greca originale euangelion, che letteralmente significa buona novella o vangelo. La felicità e la gioia in questa vita e nella prossima sono sempre legate al vangelo di Gesù Cristo, perciò l'espressione buona novella coglie questo doppio significato in modo meraviglioso. Gli uomini e le donne sono affinché possano provare gioia. Il Padre Celeste ha predisposto il piano di felicità che permette di avere gioia attraverso le sue benedizioni. Una di esse è vivere alla sua presenza in eterno come famiglie. L'espiazione di Gesù Cristo è il cardine del piano di Dio. Per ricevere la vita eterna dobbiamo venire a Cristo. Nel farlo e nell'aiutare gli altri a fare lo stesso, noi prendiamo parte all'opera di Dio di salvezza e di esaltazione. Quello della buona novella del Vangelo di Gesù Cristo è il messaggio più importante della terra. Ed è qui che entrano in gioco i giovani e i giovani adulti della Chiesa. Ora, se questo decennio che sta per iniziare può essere pieno di giorni che non si potranno dimenticare per ogni membro della Chiesa, ciò può essere particolarmente vero per la nuova generazione. Siete qui sulla terra ora perché siete stati scelti di essere qui ora. Avete la forza e la capacità di essere discepoli di Cristo in modo del tutto nuovo. Il presidente George Q. Cannon ha insegnato: Dio ha preservato per questa dispensazione spiriti che hanno il coraggio e la determinazione di affrontare il mondo e tutti i poteri del maligno e di edificare la Sion del nostro Dio senza paura delle conseguenze. A tal fine desidero parlare a voi della nuova generazione per invitarvi a immaginare quanto possa essere emozionante il prossimo decennio per voi, un decennio che non si potrà dimenticare. Vi offro anche semplici parole di consiglio e di incoraggiamento che possono darvi forza durante questo decennio alle porte. Come molti di voi ho uno smartphone che di tanto in tanto e senza che glielo, glielo si chieda, Mette insieme una serie di foto che mostrano quello che stavo facendo in un determinato giorno. È sempre sorprendente vedere quanto siano cambiate le cose per me e la mia famiglia in pochissimi anni. Immaginate le foto che il vostro telefono vi presenterà tra dieci anni. Potreste vedervi diplomati al liceo o all'università, ricevere la vostra investitura, andare in missione, sposarvi e avere il vostro primo figlio. Per voi personalmente questo sarà un decennio che non si potrà dimenticare, ma lo sarà doppiamente se vi impegnerete attivamente a diventare una luce per il mondo su come la buona novella del Vangelo di Gesù Cristo può arricchire e migliorare non solo la vostra vita, ma anche quella dei vostri familiari, dei vostri amici e di chi vi segue sui social media. I vi starete chiedendo come farlo e i profeti di Dio ci hanno insegnato che ciò avviene tramite quattro semplici attività definite responsabilità divinamente stabilite. Primo, vivere il Vangelo di Gesù Cristo. Secondo, occuparsi dei bisognosi. Terzo, invitare tutti a ricevere il Vangelo. E quarto, unire le famiglie per l'eternità. È sorprendente che ognuna possa essere realizzata nei modi più normali e naturali. Vi prometto che questo sarà per voi un decennio che non si potrà dimenticare se vi assumerete queste quattro responsabilità divinamente stabilite. Consideriamo le possibili implicazioni. Primo, vivere il Vangelo di Gesù Cristo, studiate le parole dei profeti e imparate ad amare il vostro Padre nei cieli. Svolgete Svol il cuore a Lui e, e sforzatevi di camminare nei suoi sentieri, fatevi elevare dalla fiducia in virtù dell'Alleanza descritta dall'anziano Ulises Soares. Tale fiducia deriva dallo stipulare l'alleanza di seguire Gesù Cristo, sapendo che il Salvatore vi rafforzerà e vi sosterrà a sua volta. Lasciate che i vostri amici vedano la gioia che provate nel vivere il Vangelo e sarete il miglior messaggio evangelico che potranno mai ricevere. Secondo, tenere la mano con compassione per occuparsi di chi è nel bisogno. La vostra generazione è insolitamente attenta ai meno fortunati. A quanto pare, ogni volta che si verifica una calamità e i membri della chiesa si precipitano ad aiutare a rimuovere le macerie e a confortare gli afflitti, la maggior parte di coloro che indossano le magliette Helping Hands sono adolescenti e ventenni. È nella vostra natura ad operarvi per portare i fardelli gli uni degli altri e confortare quelli che hanno bisogno di conforto. Così facendo, adempiamo la legge di Cristo. Evan, un bambino della primaria, ha deciso di trascorrere le vacanze scolastiche estive raccogliendo il necessario per confezionare panini al burro d'arachidi e marmellata da donare al banco alimentare locale. Ha trovato il progetto sul sito internet JustServe. Il piccolo Evan ha coinvolto l'intera classe della, sua, della scuola nella raccolta di oltre 700 vasetti di marmellata. Fate sapere alle persone che servite con la preoccupazione che nutrite nei loro confronti, è radicata nell'amore che avete per Dio e nel desiderio di trattare il vostro prossimo come voi stessi. Terzo, invitare tutti a ricevere il Vangelo. Quest'anno abbiamo aperto 36 nuove missioni in tutto il mondo per accogliere tutti coloro che desiderano svolgere missioni a tempo pieno. In un'epoca in cui molti giovani rinunciano del tutto all'attività religiosa formale, questo è un fattore notevole e parla della natura magni magnifica della vostra testimonianza. Che serviate a tempo pieno o meno, vi prego di rendervi conto dell'immensa capacità che avete di influenzare i vostri coetanei quando li amate, condividete con loro il Vangelo di Gesù Cristo e li invitate a scoprirlo. Quarto, unire le famiglie per l'eternità. Quando visito i templi in tutto il mondo mi stupisco delle folle di giovani in piedi al, che aspettano il bat, al battistero e dell'accresciuto numero di giovani adulti che servono come lavoranti alle ordinanze. Recentemente un gruppo di oltre 600 giovani provenienti dalla Scozia e dall'Irlanda si è recata al Tempio di Preston in Inghilterra e ha celebrato oltre 4.000 ordinanze, molte delle quali per i loro antenati defunti. Vi esorto a impegnarvi nella storia familiare, a trascorrere del tempo nel Tempio e a prepararvi con cura per essere il tipo di uomo o di donna pronto a sposarsi nel Tempio con una persona altrettanto degna. Sviluppate ora uno schema con cui rendere il Tempio una componente regolare della vostra vita. Mia amati fratelli e sorelle, miei cari giovani amici, probabilmente ci saranno difficoltà per ognuno di noi nei giorni a venire. Tuttavia, mi auguro che mentre entriamo in questo imminente decennio di momenti senza precedenti, potremo condividere la buona novella attraverso le semplici attività di vivere, prenderci cura, invitare e unirci. Se lo faremo, il Signore ci benedirà con esperienze che non si possono dimenticare. Attesto che coloro che si avvicinano al Signore con cuore sincero e intento reale, Coloro che hanno il nome del Salvatore sulle labbra e il Santo Spirito nell'anima, coloro che intraprendono questo grande e glorioso pellegrinaggio, scopriranno e sperimenteranno abbondanti benedizioni celesti e riceveranno la testimonianza che Dio vi ascolta, vi conosce e vi ama. Vivrete giorni che non si potranno dimenticare. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Stevenson. This is a Anziano Stevenson, questa è una conferenza che non verrà mai dimenticata. Alla nostra famiglia è sempre piaciuto un libretto chiamato Lettere di bambini al buon Dio. Ecco alcuni esempi. Caro Dio, invece di far morire le persone e di farne nascere di nuove, perché non lasci semplicemente quelle che ci sono adesso? Perché tu hai solo dieci regole? Ma a scuola ce ne sono un milione. Perché ci hai dato le tonsille se poi tanto ce le fai togliere? Oggi non c'è il tempo di rispondere a tutte queste domande, ma c'è un'altra domanda che sento spesso porre dai giovani e di cui vorrei parlare. Da Ulambatar in Mongolia a Thomas in Idaho, la domanda è la stessa. Perché? Perché i Santi degli Ultimi Giorni devono vivere in modo così diverso dagli altri? So che è difficile essere diversi, specialmente quando si è giovani e si desidera così tanto piacere agli altri. Tutti vogliono sentirsi parte del gruppo e questo desiderio è ingigantito in proporzioni malsane nel mondo digitale di oggi, stracolmo di social media e cyberbullismo. Quindi con tutta questa pressione, perché i Santi degli Ultimi Giorni vivono in modo così diverso? Ci sono molte buone risposte perché siete figli di Dio, perché siete stati tenuti in serbo per gli ultimi giorni, perché siete discepoli di Gesù Cristo. Ma non sempre queste risposte vi distinguono dagli altri. Tutti sono figli di Dio, tutti quelli che si trovano sulla terra oggi sono stati mandati qui negli ultimi giorni. Eppure, non tutti vivono la parola di saggezza o la legge della castità, così come vi impegnate a fare voi. Ci sono molti valorosi discepoli di Gesù Cristo che non sono membri di questa Chiesa, loro però non svolgono missioni né celebrano ordinanze nelle case del Signore in favore degli antenati come fate voi. Deve esserci dell'altro ed è così. Oggi desidero concentrarmi su un motivo in più che ha riempito il significato della mia vita. Nel 1988 un giovane apostolo di nome Russell M. Nelson tenne un discorso alla Brigham Young University intitolato Grazie per l'Alleanza. Nel discorso l'allora anziano Nelson spiegò che quando usiamo il nostro arbitrio morale per stringere alleanze con Dio e tenervi fede, diventiamo eredi dell'alleanza eterna che Dio ha stretto con i nostri progenitori in ogni dispensazione. Detto con altre parole, diventiamo figli dell'Alleanza. È questo che ci, met... che ci contraddistingue. È questo che ci dà accesso alle stesse benedizioni ricevute dai nostri progenitori, compreso il nostro diritto di nascita. Diritto di nascita. Forse avete già sentito queste parole. Cantiamo addirittura degli inni che parlano di questo concetto. Nel nostro regal diritto di nascita, sempre avanti, con forza e virtù. È una locuzione interessante, ma che cosa significa? Ai, de, ai tempi dell'Antico Testamento, quando un padre moriva, il diritto di nascita del primogenito gli dava la responsabilità di prendersi cura di sua madre e delle sorelle. I fratelli ricevevano la loro eredità e se ne andavano per la loro strada nel mondo, ma il primogenito non andava da nessuna parte: si sposava e creava la sua famiglia, ma rimaneva fino alla fine dei suoi giorni a gestire gli affari dei possedimenti di suo padre. A ragione di questa ulteriore responsabilità, gli veniva data una porzione maggiore dell'eredità. Era troppo chiedere che guidasse gli altri e se ne prendesse cura? No, se si considera la porzione maggiore di eredità che gli veniva data. Oggi non parliamo dell'ordine in cui siete nati nella vostra famiglia te terrena, né dei ruoli legati al genere dell'Antico Testamento. Parliamo dell'eredità che ricevete come coeredi di Cristo, in virtù del rapporto di alleanza nel quale avete scelto di entrare con Lui e con il vostro Padre nei cieli. È troppo per Dio aspettarsi che conduciate una vita diversa rispetto agli altri suoi figli in modo che possiate guidarli e servirli meglio? No, se considerate le benedizioni, sia materiali che spirituali, che vi sono state date. Il vostro diritto di nascita implica che siete migliori degli altri? No, ma significa che ci si aspetta che aiutate gli altri a essere migliori. Il vostro diritto di nascita implica che siete scelti? Sì ma non scelti per governare sugli altri, siete scelti per servirli. Il vostro diritto di nascita è una prova dell'amore di Dio? Sì, ma cosa ancora più importante è una prova della sua fiducia. Una cosa è essere amati, è un'altra cosa completamente diversa, è avere la fiducia di qualcuno. Nella guida per la forza della gioventù leggiamo, il tuo Padre in cielo ha fiducia in te egli ti ha dato grandi benedizioni, tra cui la pienezza del Vangelo e le sacre ordinanze e alleanze che ti legano a lui e portano il suo potere nella tua vita. Con queste benedizioni giunge una maggiore responsabilità egli sa che puoi fare la differenza nel mondo e questo richiede in molti casi di essere diversi dal mondo. La nostra esperienza terrena può essere paragonata a una nave da crociera su cui Dio ha mandato tutti i suoi figli per andare da una costa all'altra. Il viaggio è pieno di opportunità di imparare, crescere, essere felici e progredire, ma è anche pieno di pericoli. Dio ama tutti i suoi figli e si preoccupa del loro benessere. Non vuole perdere nessuno di loro, perciò invita coloro che sono disposti a farlo a diventare i membri del suo equipaggio. Si parla di voi. Dato che avete scelto di stringere le alleanze e di tenervi fede, Egli vi offre la sua fiducia, a fiducia che siate diversi, particolari e messi a parte a fronte dell'importante opera che Egli confida, portiate a termine. Pensateci, di tutte le persone sulla terra, Dio si fida di voi, i figli dell'Alleanza, i membri del suo equipaggio, per aiutare nella sua opera di riportare tutti i suoi figli a casa da lui in sicurezza. Non c'è da stupirsi che il presidente Brigham Young una volta disse, tutti gli angeli del cielo guardano a questo pugno di persone. Quando vi guardate attorno su questa nave da crociera chiamata Terra, potreste vedere gli altri che bevono sulle poltrone, che scommettono nei casinò, che indossano abiti troppo succinti, che guardano senza sosta il telefono e che sprecano troppo tempo con i giochi elettronici. Ma invece di chiedervi perché io non posso farlo, potete ricordare che voi non siete normali passeggeri. Voi fate parte dell'equipaggio. Avete delle responsabilità che i passeggeri non hanno. Come ha detto una volta la sorella Ardett Cap, non puoi fare il bagnino se a guardarti sei come tutti gli altri bagnanti sulla spiaggia. E prima che vi scoraggiate per tutti i doveri aggiuntivi, vi prego di ricordare che i membri dell'equipaggio ricevono qualcosa che gli altri passeggeri non ricevono. Un compenso. L'anziano Neil Anderson ha detto: Per le persone rette esiste un potere spirituale compensatore che comprende maggiore rassicurazione, maggiore conferma e maggiore sicurezza. Come l'antico Abramo, voi ricevete maggiore felicità e pace, maggiore rettitudine e maggiore conoscenza. Il vostro compenso non è solo una dimora in cielo e strade pavimentate d'oro. Sarebbe facile per il Padre celeste darvi semplicemente tutto quello che è a Lui. Il Suo desiderio è aiutarvi a diventare tutto quello che è Lui. Pertanto i vostri impegni vi richiedono qualcosa in più. Ma è così che Dio vi trasforma in qualcosa di più. È molto da chiedere a chiunque, ma voi non siete chiunque. Siete giovani dal regale diritto di nascita. Il vostro rapporto di alleanza con Dio e con Gesù Cristo è un rapporto di fiducia in cui avete accesso a una maggior porzione della loro grazia. L'aiuto, la forza. È il potere capacitante divini che essi offrono. Questo potere non è solo una mera illusione, un portafortuna o una profezia che si autoavvera. È reale. Nell'adempiere alle responsabilità del vostro diritto di nascita non siete mai soli. Il Signore della vigna lavora con voi. State lavorando fianco a fianco con Gesù Cristo. Con ogni nuova alleanza e man mano che il vostro rapporto con Lui diventa più profondo, vi tenete sempre più stretti a Lui e Lui a voi, fino a che sarete uniti saldamente. In quel sacro simbolo della Sua grazia troverete sia il desiderio che la forza di vivere esattamente come visse il Salvatore in modo diverso rispetto al mondo potete farcela perché Gesù Cristo è con voi in secondo Nefi 2.6 leggiamo pertanto la redenzione viene nel Santo Messia tramite Lui poiché Egli è pieno di grazia e di verità Poiché è pieno di verità egli vi vede come siete veramente, compresi i difetti, le debolezze, i rimpianti e tutto il resto. Poiché è pieno di grazia egli vi vede come potete essere veramente, vi viene incontro nel punto in cui siete e vi aiuta a pentirvi, a migliorare, a prevalere e a cambiare. O oh, giovani dal regale diritto di nascita, sempre avanti, con forza e virtù, rendo testimonianza che siete amati e che in voi è riposta fiducia. Oggi, tra vent'anni, è sempre. Non vendete il vostro diritto di nascita per una minestra di lenticchie. Non scambiate tutto per il niente. Non lasciate che il mondo vi cambi quando siete voi a essere nati per cambiare il mondo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. We are to all who have Siamo grati a tutti coloro che ci hanno parlato e a The Tabernacle Choir at Temple Square per la bella musica che ci ha offerto stamattina. Ora il coro canterà My Shepherd Will Supply My Need. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il Presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza. Dopo il suo discorso, il coro chiuderà questa riunione cantando Lo Spirito Arde. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dal fratello Chad H. Webb, che serve come primo consigliere della presidenza generale della scuola domenicale. Tutti noi abbiamo familiari che amiamo e che vengono tentati e provati dalle forze apparentemente costanti di Satana, il distruttore che vorrebbe rendere infelici tutti i figli di Dio. Per molti di noi ci sono state notti insonni. Abbiamo cercato di circondare le persone che sono a rischio con ogni forza benefica. Abbiamo supplicato per, la, per loro in preghiera. Abbiamo dato loro il nostro amore. Abbiamo dato loro l'esempio migliore. Alma, un saggio profeta dei tempi antichi, affrontò delle prove simili. Le persone che guidava e amava, erano spesso sotto attacco da parte di un feroce nemico, eppure cercavano comunque di allevare dei figli retti in un mondo di malvagità. Alma sentiva che la sua unica speranza di vittoria risiedeva in una forza che a volte possiamo sottovalutare e che spesso usiamo troppo poco. Implorò l'aiuto di Dio. Alma sapeva che per avere l'aiuto di Dio era necessario il pentimento tanto da parte di coloro che guidava quanto da parte dei suoi avversari. Così optò per un approccio diverso alla battaglia. Il libro di Mormon lo descrive in questo modo. Ed ora, siccome la predicazione della parola tendeva grandemente a condurre il popolo a fare ciò che era giusto, sì, aveva sulla mente del popolo un effetto più potente che la spada o qualsiasi altra cosa fosse loro accaduta. Alma pensò fosse opportuno che essi mettessero alla prova la virtù della parola di Dio. La parola di Dio è la dottrina insegnata da Gesù Cristo e dai suoi profeti. Alma sapeva che le parole di dottrina avevano un grande potere. Nella sezione 18 di dottrina alleanze, il Signore ha rivelato le fondamenta della sua dottrina. Poiché ecco, io comando a tutti ovunque di pentirsi. Poiché ecco, il Signore vostro Redentore soffrì la morte nella carne. Pertanto, Egli soffrì i dolori di tutti gli uomini affinché tutti possano pentirsi e venire a Lui. Ed è risorto dai morti per poter portare tutti a sé a condizione del pentimento. E vi prostrerete e adorerete il Padre nel mio nome. Dovete pentirvi ed essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Chiedete al Padre in nome mio con fede, credendo che riceverete e avrete lo Spirito Santo. E ora, dopo che avrete ricevuto queste cose, dovete rispettare i miei comandamenti in ogni cosa. Prendete su di voi il nome di Cristo e annunciate la verità con sobrietà, e tutti coloro che si pentono e sono battezzati nel mio nome, che è Gesù Cristo, e perseverano fino alla fine saranno salvati. In questi pochi passi il Salvatore ci dà l'esempio perfetto di come dovremmo insegnare la sua dottrina. Questa dottrina è che la fede nel Signore Gesù Cristo, il pentimento, il battesimo, il ricevimento del dono dello Spirito Santo e il perseverare fino alla fine benedicono tutti i figli di Dio. Quando insegniamo questi principi a coloro che amiamo, lo Spirito Santo ci aiuta a conoscere la verità. Poiché abbiamo bisogno dei suggerimenti dello Spirito Santo, dobbiamo evitare speculazioni o interpretazioni personali che vanno oltre l'insegnamento della vera dottrina. Questo può essere difficile quando si ama la persona per cui si vuole essere un'influenza. Magari quest'ultima ha ignorato la dottrina che è stata insegnata. È allettante cercare di fare qualcosa di nuovo o di sensazionale, ma lo Spirito Santo rivelerà lo spirito di verità solo se saremo cauti e attenti a non andare oltre l'insegnamento della vera dottrina. Uno dei modi più sicuri per evitare di avvicinarci anche solo vagamente alla falsa dottrina è scegliere di essere semplici nel nostro insegnamento. In questa semplicità guadagniamo sicurezza e perdiamo poco. Insegnare in maniera semplice ci permette di condividere la dottrina di salvezza presto mentre i figli sono ancora immuni dalle tentazioni dell'ingannatore che dovranno affrontare più avanti. Molto prima che le verità che devono imparare vengano sovrastate dal rumore dei social media, dei coetanei e delle loro difficoltà personali. Dovremmo cogliere ogni occasione per condividere gli insegnamenti di Gesù Cristo con i figli. Questi momenti di insegnamento sono preziosi, e sono in numero molto minore se paragonati agli incessanti sforzi delle forze opposte. Per ogni ora trascorsa a instillare la dottrina nella vita di un figlio, ci sono innumerevoli ore di opposizione, colme di messaggi e immagini che mettono in discussione o ignorano queste verità di salvezza. Alcuni di voi potrebbero chiedersi se sia meglio avvicinarsi ai propri figli semplicemente tramite il divertimento o magari vi chiedete se vostro figlio stia iniziando a sentirsi soffocato dai vostri insegnamenti. Dovremmo invece pensare con così poco tempo e così poche occasioni quali parole di dottrina posso condividere che possano rafforzarli contro le inevitabili sfide della loro fede, le parole che condividete oggi potrebbero essere quelle che porteranno con sé. E quell'oggi passa in fretta. Ho sempre ammirato la devozione della mia bisnonna Mary Bomely nel condividere la dottrina di Gesù Cristo. I missionari insegnarono alla sua famiglia in Svizzera quando lei aveva 24 anni. Dopo essere stata battezzata, Mary desiderava unirsi ai santi in America. Così, dalla Svizzera si diresse a Berlino e trovò lavoro presso una donna che la assunse per tessere la stoffa per i vestiti della famiglia. Mary abitava in una stanza della servitù e lavorava al telaio nel soggiorno della casa. A quel tempo insegnare la dottrina della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, era illegale a Berlino. Mary però non riusciva a trattenersi dal condividere le cose che aveva imparato. La parodona della casa e le sue amiche si radunavano attorno al telaio per ascoltarla mentre insegnava. Parlò dell'apparizione del Padre Celeste e di Gesù Cristo a Joseph Smith, della visita di angeli e del Libro di Mormon. Nel ricordare i resoconti di Alma insegnò la dottrina della risurrezione rese testimonianza del fatto che le famiglie possono essere riunite nel Regno Celeste. L'entusiasmo di Mary nel condividere la dottrina del Vangelo restaurato causò presto dei problemi. Non ci volle molto prima che la polizia portasse Mary in prigione. Durante il tragitto, Ella chiese al poliziotto il nome del giudice davanti al quale si sarebbe dovuta presentare il mattino dopo. Chiese anche della famiglia di quest'ultimo e se era un buon padre, un buon marito. Il, polizio il poliziotto descrisse il giudice come un uomo di mondo. In prigione Mary chiese una matita e qualche foglio trascorse la notte a scrivere una lettera al giudice, rendendo testimonianza della risurrezione di Gesù Cristo come descritta nel Libro di Mormon, parlando del mondo degli spiriti e spiegando il pentimento. Suggerì che il giudice avrebbe avuto bisogno di, di prendersi del tempo per riflettere sulla sua vita prima di affrontare il giudizio finale. Scrisse di sapere che egli aveva molto di cui pentirsi, molte cose che avrebbero grandemente rattristato la sua famiglia e che avrebbero procurato a lui grande dolore. Al mattino, quando ebbe finito la lettera, chiese al poliziotto di consegnarla al giudice e questi accettò di farlo. Più tardi, il poliziotto fu convocato dal giudice nel suo ufficio. La lettera che Mary aveva scritto era un'inconfutabile prova che ella predicava la dottrina del Vangelo restaurato e perciò violava la legge. Non di meno non passò molto tempo prima che il poliziotto ritornasse alla cella di Mary. Le disse che tutte le accuse erano state ritirate e che era libera di andarsene. L'insegnamento della dottrina del Vangelo restaurato di Gesù Cristo l'aveva fatta gettare in prigione e la sua dichiarazione della dottrina del pentimento fatta al giudice l'aveva fatta uscire di prigione. L'insegnamento di Mary Bomely non terminò con il suo rilascio. Il resoconto delle sue parole trasmise la vera dottrina fino a generazioni che ancora dovevano nascere. La sua convinzione che anche un nuovo convertito potesse insegnare la dottrina di Gesù Cristo ha fatto in modo che i suoi discendenti vengano rafforzati nelle loro battaglie. Quando facciamo del nostro meglio per insegnare la dottrina di Gesù Cristo a coloro che amiamo, Alcuni potrebbero comunque non accettarla, dubbi potrebbero insinuarsi nella vostra mente. Potreste chiedervi se conoscete la dottrina del Salvatore abbastanza bene da poterla insegnare con efficacia. E se avete già fatto dei tentativi di insegnarla, potreste chiedervi perché gli effetti positivi non sono più evidenti. Non cedete a questi dubbi. Volgetevi a Dio per ricevere aiuto. Sì, e invoca Dio per ogni tua necessità, che gli affetti del tuo cuore siano posti nel Signore per sempre. Ed ora vorrei che foste umili, che foste sottomessi e gentili, facili da trattare, pieni di pazienza e di longanimità, essendo temperati in ogni cosa, essendo diligenti nell'obbedire ai comandamenti di Dio in ogni occasione e che chiedeste qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno, sia spirituale che temporale, rendendo sempre grazia a Dio per tutte le cose che ricevete. Se pregherete, se parlerete con Dio, se implorerete di ricevere il suo aiuto per i vostri cari, e se lo ringrazierete non solo, per avervi aiutato, ma anche per la pazienza e la gentilezza che derivano dal non ricevere subito o forse mai tutto quello che desiderate. Allora vi prometto che vi avvicinerete a lui, diventerete dirigenti e longanimi e allora potrete sapere di aver fatto tutto il possibile per aiutare coloro che amate e coloro per cui pregate a orientarsi fra i tentativi di Satana di sviarli. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Possiamo trovare speranza nella storia delle famiglie delle scritture. Leggiamo di coloro che si erano allontanati da ciò che veniva loro insegnato o che stavano lottando con Dio per ricevere il perdono, come Alma e il Giovane, i figli di Mosia ed Enos. Nei momenti di crisi, essi ricordarono le parole dei loro genitori, le parole della dottrina di Gesù Cristo. Ricordare li salvò. I vostri insegnamenti di questa sacra dottrina saranno ricordati. Rendo testimonianza della sacra opera di insegnare ai figli del Padre Celeste la dottrina semplice di Gesù Cristo, che ci permette di essere purificati spiritualmente e infine di essere accolti alla presenza di Dio per vivere con Lui e suo Figlio in gloria per sempre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. And angels are called. In Nostro Padre nei Cieli, siamo davvero grati per le molte benedizioni che ci hai dato. Siamo molto riconoscenti di essere stati qui quest'oggi alla conferenza generale. Siamo grati per la bellissima musica e i messaggi che ci hanno dato speranza e approfondito la nostra fede e ci hanno pronato a continuare sul sentiero dell'alleanza. Preghiamo per il Presidente Nelson, siamo grati per lui e coloro che servono con lui e li sosteniamo tutti. Per, siamo grati per i fedeli membri della Chiesa e le brave persone di ogni dove. Preghiamo per loro. Siamo, sappiamo che molti hanno, sono in difficoltà per i disastri naturali e le, e le guerre. Preghiamo per loro e per noi affinché possiamo servirli al meglio. Padre, siamo molto grati per il tuo amore, per la tua gentilezza, la tua misericordia, per tutte le benedizioni che ci hai dato. Ti amiamo, Padre. E aiutaci a seguire tuo figlio e a osservare i tuoi comandamenti, di amarci gli uni gli altri e di sollevarci gli uni gli altri e di scegliere la compassione e non la contesa e, e la critica. A siamo grati per tutte le nostre benedizioni, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vi abbiamo trasmesso la sessione della domenica mattina della 194esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è stata offerta da The Tabernacle Choir a Temple Square. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico da Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.